Un giorno ho sonno. Le mie giornate si suddividono in due tipi. Una al massimo noiosa e alla fine passo tutta la giornata al computer a lavorare, facendo le programmazioni dei miei clienti, rispondendoli su WhatsApp, leggendo i questionari e allegando le programmazioni. Quindi solitamente la mia giornata tipo sarebbe sveglia presto, lavoro, colazione, allenamento, lavoro, 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 lavoro. Questo, vabbè, e mangio e basta. Mentre la mia seconda giornata tipo è quella in cui vado in studio a fare delle visite ai miei clienti. Quindi di base ho il biologo nutrizionista Francesco con cui collaboro e noi praticamente giriamo Salerno, Napoli, Roma con delle date prefissate, poi lì facciamo la programmazione dei clienti. One to one no, perché siamo in 2, 4, 6, 6 occhi a 6 occhi. Cioè, però di persona. Quindi questa giornata di mio tipo inizia molto presto con la sveglia più o meno alle 5:10 per andare poi subito in stazione. Il giorno prima avevo già preparato tutti i pasti, ho cotto 140 g di riso a crudo suddiviso in due pasti e più o meno 500 g di merluzzo suddiviso in due pasti con un po' di broccoli. Lo so, non è il massimo, però giorno prima ero estremamente incasinato, quindi in qualche modo ho cercato di tamponare. Così mi sono portato 50 grammi di proteine in polvere. In quel pasto dovevo affiancare un frutto che ovviamente mi sono dimenticato e la colazione l'ho fatta con 100 grammi di avena, mezzo ml di albumi, 20 grammi di proteine in polvere, un po' di cannella, mischia tutto e ho fatto il famoso ciccio pancake, che è estremamente comodo e pratico perché odio fare i pancake, stare lì a controllare, a girare. Quello lì l'ho messo lì a fiamma bassissima, una ventina di minuti, e il gioco è fatto. E via! Arrivati in stazione, ore 5:45, sono venuto con il T-Max per una questione di praticità e parcheggio. Parcheggiato. Sono, mamma mia. Ma a proposito, perché vado con il treno? Principalmente per ottimizzare il lavoro. Ecco, lavorando online e avendo due tipologie di clienti, quelli di persona e quelli online, nella giornata in cui sono in studio e mi dedico ai clienti dal vivo, non ho modo di allegare, fare le programmazioni e rispondere ai clienti su WhatsApp, quindi quelli a distanza. Quindi andare in treno in qualche modo mi fa ottimizzare il lavoro e in qualche modo riesco a fare poi tutte e due le cose. Ma in tutto ciò, che lavoro faccio? Questa è una domanda che spesso trovo sotto ai commenti dei miei video. Stranamente, lavoro. Sì, in realtà fare e creare dei contenuti è una sorta di hobby e qualcosa collegato direttamente al mio lavoro. Ma non guadagno dei video. Cioè, guadagno dei video, ma non così da far diventare il mio lavoro. Spesso sotto i miei video spuntano queste domande, soprattutto nei video dell'home gym, degli attrezzi, in cui giustamente vi chiedete, scusa, ma come fa a permettersi di acquistare tutti questi attrezzi? Facciamo dei piccoli passi indietro. Io faccio questo lavoro già da più di 14 anni, ho sempre fatto il personal training in sala, quindi non sono arrivato così da un momento all'altro a spendere soldi, però sono partito, posso dirvi, dal basso, guadagnando meno di 50 euro a settimana, lavorando in palestra tutta la giornata per la pura passione di stare in palestra e imparare a fare questo lavoro bene. E poi, così come in qualsiasi mestiere, si parte dal basso e pian piano si va a salire. Quindi questo è un messaggio a tutti quelli che vorrebbero fare questo lavoro e magari mi vedono come un punto di arrivo e vi demotivate. In realtà no, io sono partito da meno 500, dal zero, guadagnando molto poco, però secondo me qualsiasi lavoro fatto con passione vi porterà anche dei benefici economici, mettiamola così. I soldi non devono mai essere il punto di arrivo, saranno sempre una conseguenza. Perché se fosse il mio obiettivo quando ho iniziato a fare questo lavoro fosse semplicemente quello di guadagnare, avrei mollato questo lavoro in meno di due mesi. Perché ve lo ripeto, anni e anni fa, 14 anni fa, lavoravo per 50 euro a settimana e stavo tutta la giornata in palestra. La mia prima lezione di personal,
5 euro, la prima lezione, un'ora con il cliente, 5 euro. Ovviamente i 5 euro non mi cambiavano la vita, però perché l'ho fatto? Semplicemente per imparare a fare questo lavoro in qualche modo, stare a contatto con i clienti e avere più esperienze lavorative. Poi la mia giornata è stata abbastanza incasinata, avevo, se non mi sbaglio, 17 appuntamenti, ovviamente due persone hanno cancellato. Hanno appena cancellato il primo appuntamento. Sì, io già arrivo in anticipo perché rischiavo di non arrivare in tempo col primo appuntamento. E ora hanno cancellato il primo appuntamento, quindi devo stare 2 ore e mezza. Vabbè, mi metto a lavorare. Arrivati con un leggero abbondante anticipo e sono andato un attimo al supermercato, ho preso giusto un po' di fesa e pane, così faccio un altro spuntino e mi metto a lavorare. Vi dicevo, sono arrivato in netto anticipo, quindi ora mangio, faccio lo spuntino a volo, saranno le ore 9 adesso e lavorerò al PC fin quando non arriverà il primo cliente alle 10:30. Francesco, il biologo con cui collaboro e facciamo le visite insieme, arriva a breve e niente. E via con il secondo pasto. Prepariamo il panino artigianalmente. Lo so, oggi la mia dieta non è proprio il massimo, semplicemente perché poi farò quei due pasti, riso e merluzzo. È una giornata abbastanza povera. In mia difesa vi posso dire che sul foglio di carta è molto facile impostare una bellissima dieta, però poi è normale che tutti i giorni, con il lavoro, con la routine lavorativa, con lo stress, con gli impegni, tutta questa dieta perfetta va un po' a svanire, a sfumarsi nel vuoto, nel nulla. Quindi in qualche modo io dico: ok, ieri mi ero finito il pollo, non sono riuscito a preparare i pasti, va bene così. Ovvio, non è ciò che mangio tutti i giorni. Se andate a vedere il Food Day of Eating che ho fatto un mese fa, attualmente seguo una dieta abbastanza istintiva, il cosiddetto intuitive eating. Mangio un po' a intuizione, ovviamente usando il buon senso per quanto riguarda i quantitativi, adeguando ogni giorno dei pasti in modo diverso e flessibile, ecco. Fortunatamente la giornata è stata abbastanza scorrevole. Antonio, Francesco. Antonio, accomodati. Eccoci. Ciao. Bene? Salve. Ciao. Ciao. Salve. Ciao. Davide. Giancarlo. Certo. Claudio, piacere. Claudio. Ciao. Ciao. Ciao Giancarlo. Salve. Ciao. Buongiorno. Come stai? Bene. Ora di pranzo andiamo con il terzo pasto. 70 grammi di riso crudo, 200 grammi di merluzzo. E Francesco che sta mangiando? 200 grammi di tonno. 200 grammi di tonno, 100 grammi di riso e pomodorini. Ci sta. Ci vediamo con la prossima vista. Francesco mi ha preso la Coca Zero, questa non è roba mia, è nutrizionista che si mangia, vedi Francesco. Ora abbiamo giusto un quarto d'ora e riprendiamo subito la visita. Oggi è giornata pienissima, non fosse stato per il primo ragazzo che ha cancellato, sarebbero state 17 visite più o meno, quindi si riprende non stop fino a stasera. Ciao. Salve. Ciao. 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 Posso? Ciao. Un altro passo, qual è questo passo? Allora, ho fatto uno, pancake, panino, merluzzo. Quarto passo, sono le ore 4, mancano ancora 5 visite. E via. Vabbè. Ciao. Bentornato. Ciao, grazie. Eccoti. Buonasera. Va bene? Accomodati. Come si prende la creatina? Iniziamo con l'interrogazione. Questa è la domanda che io. Come si prende? Con un pasto di carboidrati. Bravo. Provo. Quanti grammi? Grammi. Quanto ne dice il coach? E questo non è da fare culo. Quanto è giusto. Quanta acqua? Insieme a... Stai dando troppo fastidio, la domanda è una. Ovviamente non posso che ringraziare tutte le persone che si fidano e si affidano a me. Questa è una cosa che mi fa molto, molto, molto piacere, sapere che ogni qualvolta pubblico una data per gli appuntamenti in studio, in meno di 24 ore si riempiono tutti i posti e questa è una cosa che mi rende molto felice, ma non solo. Poi fare dei check e vedere i risultati dei clienti mi rende ancora più felice e soddisfatto di tutto.
finito alle 18, preciso anche un'altra persona cancellata, non avvertendo. Va bene così, purtroppo quando lavori su appuntamento è normale, ormai mi sono rassegnato. Vediamo se riusciamo ad arrivare in stazione alle 18.20 perché avrei il treno a quell'ora, altrimenti dovrò spostarlo alle 19. Giornata finita, sono le 9.40, distrutto, faccio il mio ultimo pasto, una bella doccia e me ne vado. Questa è stata la mia giornata, niente di emozionante, niente di magico, ma questo è stato. Alla fine passo la giornata lavorando, niente in più, niente in meno. La cosa negativa è che oggi non sono riuscito ad allenarmi per motivi ovvi, ma ho anticipato il mio allenamento ieri. Ho 4 allenamenti a settimana, me li sono fatti tutti di fila. È l'ideale fare così? No. Avevo scelte? No. Quindi va bene così, ho chiuso la mia settimana di allenamento, faccio 4 sedute di allenamento con la scheda e 6 di cardio, quindi poi dovrò fare il cardio domani e domenica. Il mio ultimo passo saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6 uova intere con un po' di pancetta 50 grammi e 3 fettine di pane tostato. Mamma, mi sento distrutto. Però vi devo dire che ogni qualvolta una giornata così piena di lavoro mi sento soddisfatto, estremamente felice e realizzato. Quel che dico sempre, finché si lavora va tutto bene. Da sempre, anche quando facevo le mie 20 lezioni di personal al giorno, dalla mattina alla sera arrivavo a casa distrutto ma felice. Alla fine è la mia passione, è il mio lavoro, e avere quell'idea, quel concetto di vita perfetta, non si lavora, nulla facenza, è un qualcosa di molto vuoto che sicuramente non vorrei mai farlo. Avere un proposito, avere un obiettivo, avere un qualcosa da fare, un qualcosa che ti mantiene vivo. E questo è, spero vi sia piaciuto questo video, like, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Spero vi sia piaciuto questa giornata con me. Ciao!